Carcassone è stato ritrovato un ripostiglio con 25 pugnali di bronzo che risalgono all'età del bronzo. Erano stati sepolti, messi da parte e probabilmente in vista di essere poi utilizzati anche come scambio. Si tratta di oggetti che avevano infatti sia un valore simbolico perché erano di appannaggio dell'élite, erano del guerriero, appartenevano al guerriero e quindi connotavano il rango della persona, al punto tale che a volte li troviamo anche nelle sepolture deposti insieme al defunto, per sottolinearne il valore anche da un punto di vista sociale. In questo caso invece questo insieme di 25 pugnali probabilmente era stato messo da parte nel ripostiglio anche per essere rifuso e per essere utilizzato per scambi di tipo commerciale.